Buongiorno, sono Ruggero Venturelli di Venturelli Auto e vi presento la macchina che stiamo realizzando adesso. Questa è una Giulietta Sprint 1290 di cilindrata del 1962. Su cui siamo andati a intervenire per il cliente e ad eseguire un restauro totale. Allora, la macchina è stata tutta smontata dai propri componenti. Perciò è stata messa sul ponte e smontato motore, cambio, differenziale posteriore, i freni, i bracci, i mozzi anteriori, tutti gli interni, la tappezzeria. E vari componenti dell'accessoristica sia esterna che interna. Allora, abbiamo cominciato dal catalogare tutti gli elementi. Questo è il nostro museo fotografico dell'automobile, che ritrae la vita di Azeglio Cappi, un collaboratore importante nostro, pluricampione del mondo di Formula 1 in Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso e altre aziende a livello mondiale. Questi sono i componenti che sono rimasti ora da montare. Si può vedere la trasmissione, le marmitte, componenti del filtro, parte degli accessori, dell'accessoristica della meccanica di cui i leveraggi del cambio, e qui sono stati tutti catalogati in questi scaffali e in quest'angolo tutti i vari componenti smontati. Vi farò vedere seguendo dei filmati e delle foto. E torniamo all'autovettura. Allora, l'autovettura, ho iniziato a lavorare dalle sospensioni anteriori dei bracci. I bracci sono stati completamente smontati, sabbiati, dato l'antiruggine e poi verniciati a polvere e rimontati. Sospensioni sono state messe nuove, sono state messe delle sospensioni da competizione, delle CONI, lasciando le proprie molle, perché questa è un'auto stradale di un cliente, che però diciamo, abbiamo eseguito degli interventi meccanici per migliorarne sia l'affidabilità che la durata nel tempo, che la piacevolezza di guida, che le prestazioni. Perciò si è andati a intervenire. Allora, sull'assetto era una macchina che era molto più bassa dietro che davanti, adesso l'abbiamo messa, diciamo, in bolla, cioè l'abbiamo messa pari, abbiamo abbassato circa di 3 cm rispetto al livello di prima e siamo andati a indurire in compressione e in estensione le sospensioni. Abbiamo dato leggermente del camber nell'anteriore, per dargli una piacevolezza di guida, un inserimento in curva più piacevole. E poi abbiamo invece ripristinato tutti i componenti antecedenti usurati dal tempo e dal chilometraggio.
li abbiamo portati assolutamente a nuovo, perciò è stato smontato il differenziale, sabbiato, verniciato di nuovo, controllato tutto all'interno e registrato, perché in questo caso non c'era bisogno di fare altri interventi. Naturalmente sono stati cambiati i paraoli, le guarnizioni e seguiranno dei filmati anche qui e delle fotografie fanno vedere gli interventi eseguiti. Poi siamo andati a intervenire nei bracci anteriori, loro abbiamo detto che li abbiamo sabbiati, riverniciati a polvere e rimontati, portati a ferro, rifatti tutti nuovi, sospensioni nuove, coni. Poi sono stati messi i cavi di tenuta di fine corsa nuovi, smontate tutte le ruote, verificati i cuscinetti, puliti, ingrassati, cambiati tutti i paragrasso o paraoli. Sono stati smontati tutti i freni, montati delle ganasce da competizione, cilindretti nuovi anteriori, pompa dei freni nuova, sabbiati tutti i vari componenti, perciò i tamburi, i supporti dei tamburi, eccetera, eccetera, e rimontati. E l'auto adesso è pronta per andare in carrozzeria. È stato smontato il serbatoio, è stato fatto il trattamento totale al Teflon. Poi sono state sostituite tutte le tubazioni, queste sono delle auto che abbiamo in officina, qui si può vedere una 1100, una Lancia 2000, una Flavia, una Peugeot 205 da rally, un Maggiolone Cabrio, e qui vi è il cuore dell'autovettura, il motore e il cambio che abbiamo assemblato, rifatto completamente nuovo tutto. Qui c'era il problema che il motore perdeva costantemente dell'olio. Qui cosa succedeva? Succedeva che la compressione del primo cilindro era circa 7,5-7,8, il quarto cilindro era quasi 10,8, era stato spianato più volte la testata in maniera obliqua, non pari, più via nel quarto cilindro che trafilava dell'acqua, il cambio di scoppio, insomma aveva alcune problematiche pur essendo funzionante. Allora qui ci abbiamo fatto un intervento totale, perciò il motore è stato completamente aperto, controllate le bronzine di bello di bianco, le bronzine di bello di bianco e tutte le tolleranze del motore, pistoni eccetera eccetera, erano buone, perciò sono state lasciate le loro, erano circa 75-80% di misura. Siamo andati a rettificare i cilindri, a pulire tutte le varie zone interne dove vi era della circa 3 metri di ruggine, perché era sempre stata lasciata dentro dell'acqua, non erano mai stati utilizzati i componenti di raffreddamento come paraflu. Perciò siamo andati a fare i piani di nuovo, a portare un rapporto di compressione costante in tutti i quattro cilindri, che adesso abbiamo a 10,5 per avere
miglior rendimento e un miglior uso con le benzine attuali che hanno pochi pochi per ovviare il discorso dell'additivazione. Poi si può anche additivare, quindi non è detto che si possa anche additivare, che anche, non gli fa assolutamente male aumentare il numero di biotà. Allora, stavo dicendo, qui è stato fatto un intervento totale, è stato spianato il basamento, portato a livello delle canne, verificato i tiragni di tutti i prigionieri del basamento, montato, sostituiti tutti i paraoli, guardaponi del motore, è stato equilibrato l'altro motore, la frizione e il volano, e è stato montato con una frizione alleggerita e moderna, con le molle di oro, che sono state sostituite perché anche la frizione era completamente funzionale. La testata è stata rifatta di nuovo, montate le fasce elastiche nuove. Perciò la testata, non siamo andati a fare la testata abbiamo mantenuto le valvole originali, sia di espiazione che di scarico, però siamo andati a sostituire le guide, abbiamo messo delle guide con i paraoli, perciò dell'epoca, diciamo, di una tecnologia posteriore per migliorare, per non aver più consumo di olio, perciò abbiamo messo delle guide con i paraoli, abbiamo lavorato leggermente la testata migliorando i flussi nei condotti, naturalmente abbiamo messo tutte le condizioni nuove, ce ne abbiamo di fare valvole, sedi nuove, e abbiamo revisionato e migliorato il flusso del condotto di aspirazione. Abbiamo girato naturalmente completamente il carburatore. Poi abbiamo verificato tutti i componenti dell'accessoristica, perciò la pompa della benzina è stata messa nuova, il motorino d'avviamento è stato tutto revisionato e rimontato. La stessa cosa, la dinamo è stata tutta revisionata e montata. Sostituiti tutti i filtri, oli, tubazioni, tutta l'accensione. È stata fatta una fase leggermente aumentando e lavorando sull'incrocio delle cam. E poi abbiamo sostituito tutti i componenti che erano, diciamo, da sostituire sempre per causa dell'anzianità e del chilometraggio della meccanica stessa. Dell'anzianità tante volte sono i componenti in gomma. Componenti in gomma dopo 20 anni sono quasi tutti sempre da sostituire, perché la gomma per la sua formulazione chimica naturalmente dopo tanti anni cambia le caratteristiche, non è più gomma, non è più morbida e diventa plastica dura, perciò dove ci sono dei componenti elastici, dove si lavora in elasticità, tante volte si rischia la rottura. Gli altri componenti in gomma che, diciamo, che implicano le tenute degli oli, dell'acqua o di altri o di altre parti meccaniche sono i paraoli o le guarnizioni. I paraoli anche lì col tempo si seccano e fa sì che si va a perdere le proprie caratteristiche, diventano duri come plastica,
e non hanno più la sua propria lavorazione meccanica in elasticità. Sono stati cambiati tutti i componenti, cioè il motore è stato completamente rimodellato e rimontato. Le catene sono state messe nuove, sia quella inferiore che quella superiore. Abbiamo preferito montare delle catene da competizione perché sono più robuste, anche se questo non è un motore da competizione, è un motore stradale leggermente modificato vuol dire che probabilmente andremo circa ad avere 10-12 cavalli in più, 15, perché i cavalli si vogliono vedere un banco di neometrico, però diciamo con l'esperienza, con la nostra esperienza, sappiamo che andando a lavorare sulle cose che siamo andati a migliorare, perciò diciamo tutta l'equilibratura del motore, abbiamo messo il rapporto di compressione, diciamo aumentato circa di 2,5 bar rispetto a quello che era allora. Siamo andati a migliorare i flussi del motore per non avere circa dai 75 cavalli in origine, dovremmo circa in potenza, dovremmo circa aver ottenuto quei 85-90 cavalli. Il cambio, anche qui siamo andati ad aprirlo completamente, a verificarlo, perciò il cambio era in ottime condizioni perché la macchina in totale riportava 100.000 km e abbiamo sostituito tutti i paraoli e le guarnizioni di tenuta e in più, come in tutte le auto d'epoca, siamo andati, come potete vedere, assolutamente a rifare nuovo tutto, cioè nuovo esteticamente, cioè siamo andati a pulire tutti i componenti, ingrassarli, lucidarli, tutte le bullonerie sono state sostituite o pulite a spatola e dato del trasparente sopra dove vi è del ferro, oppure l'alluminio è stato lucidato per far sì che nel tempo tutti questi componenti rimangono veramente belli. E cosa succede? Succede che adesso andiamo a mettere in moto il motore. Lo faccio sentire in moto così. Thank you.
Allora, col motore così smontato, l'abbiamo lasciato in moto per 2 o 3 ore per verificare tutte le perdite, se vi erano perdite, e non vi sono più assolutamente perdite. Tutto tiene assolutamente. Sono stati sostituiti naturalmente anche tutti i semiblock e i supporti del motore, sia si è stata eseguita la carburazione naturalmente da fermi, perciò dopo è da riguardare quando si è in cima all'autovettura, provando l'autovettura in movimento, è stata fatta la fase e verificato l'anticipo. E niente, diciamo che abbiamo completato la lavorazione del motore e del cambio, assemblandoli assieme. Adesso andiamo a rimettere in moto, vedrete che si è scaldato il motore, perciò partirà assolutamente al primo colpo. Questo sono io, sono Ruggero Venturelli, Venturelli Auto, sono 90 anni, perciò io sono la quarta generazione che ripariamo, restauriamo, prepariamo automobili e le vendiamo. Siamo specializzati nelle auto d'epoca anche, e questa è un po' la nostra officina. Torniamo dalla Giulietta Sprint. Seguiranno gli altri filmati del montaggio finale, della prova della vettura in strada. Facendo visionare, diciamo, tutta la lavorazione che è stata eseguita.